Ciao a tutti ragazzi, sono Sgragarlo e bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone. E dato l'episodio di ieri che è stato un fallimento totale, cioè il mazzo, che schifo che mi ha dato in bocca. Visto che l'episodio di ieri è stato un fallimento totale perché il mazzo non ha girato per niente, mi sono voluto un pochino riscattare oggi portando un mazzo rogue che effettivamente può girare. E come andrete a vedere, visto che lo stavo già selezionando, sto parlando del Tempo Rogue, montato in maniera un bricio differente dalle classiche versioni che si vedono ovunque, perché tutti ovviamente giocano tipo o i Stranite Chain Gang, oppure giocano doppio Cobalt Scalebane. Io ci ho voluto aggiungere doppio Faldorize Strider, semplicemente perché non mi sembra malvagio per il tipo di deck. Ovviamente i ragni non vengono potenziati da Kaleset, quello no, direi una bugia. Però comunque danno una consistenza al mazzo di buttare giù 4-4 abbastanza facilmente, visto che comunque ci sono sempre gli Abbeminster che tolgono carte dal mazzo, c'è Patches che leva carte dal mazzo, cioè i pirati che tolgono Patches dal mazzo. E bene o male si evocano abbastanza facilmente. Qualcosa in più, giusto per cambiarlo un pochettino, perché in caso non avessi giocato questi due qua sarebbe stata praticamente la stessa identica lista, solo che con gli Abbeminster e il Corridor Creeper. Non tanto innovativa, se così vogliamo dire. Chiaro, la versione normale girerebbe bene, ma noi lo andiamo a provare così oggi, tanto per testare un pochettino qualcosa di diverso. Tanto siamo a fine season, ce ne possiamo fregare. E anche testare qualcosa di un pelino diverso. Che non sia Mirror Rogue, quello non si testa più perché è proprio... Testing! Un Mage! Molto bene, molto bene. O molto male. Ovviamente questa roba qua attualmente se ne deve andare via perché cerchiamo Kaleset. Stesso colore di Kaleset. Firefly. Nel game di prima sarebbe stata decisamente utile, game che non vedrete perché non lo metto, che è dannatamente ridicolo. Mi sono preso doppio Dragon Slayer in faccia da un Priest. Roba inaspettata proprio. E siamo a turno 1, ragazzo, ci stai mettendo anche troppo per i miei gusti. E io bevo. E mentre bevo. Come on! Signore, quando lei parte per secondo, ha 5 carte in mano e un coin. Può decidere la mossa da fare, se è calare un minion a un mano oppure fare coin un minion a due mana. Bravissimo! Lei è molto esperto del gioco. Tu sì che mi dai delle emozioni proprio, In realtà questo avrei dovuto tradarlo qua, per oraccio mio. Tanto prossimo turno farò Hero Power sicuro. Tanto la mia unica paura qua che potrebbe fare è coin 4-3 segreto. Una cosa palesemente fastidiosa. Coin 4-3. No, Seeker direttamente. Vedete, il mio roccio di prima di non traddare si è fatto vedere qua. Ok, testing, vediamo se infliggo 5 danni face. Bene, sì. Ouch, ouch. Ok, abbiamo una mano presa poco schifosa. Vediamo cosa cala adesso giù. Io sono a 22 di vita turno 3. Maledizione. Corridor Creeper, il momento esatto per farlo pescare. Quindi quello. Quindi quello è un counter spell. E vabbè. Il nostro Shadow Step andrà a farsi benedire. Ce ne faremo una ragione. Però conta comunque come combo per lui. Ah.
Mi vuole calare il corridor creeper. Proviamo lei volendo. Usciamo un po' di danno face, tanto quello è un counterspell o un ice block. Vedremo dopo. Tanto abbiamo il nostro corridor creeper e questo qua è un target per fireball che prenderà da qua. Guardate. No, basta segreti. Crossbolt. Faldo Ray Strider. Hello there. Ovviamente. Quindi così questo qua va a costare 2 mana. Ok, vediamo se ha finito tutte le boiate per farmi danno. Ricordiamoci che quello settato è un... Vabbè, l'importante è che l'ha tirata lei, non nella mia faccia. Saresti bello. Peccato che devo andare per forza di bombero. Qua in caso avessi un altro frost. Ovviamente. E ragni. Testing. Un po' di scienza? Ovviamente. Pensando che ho usato già un Fire and Portal, una Frostbolt e una Fireball, non c'è zero senso di tradargli sto 2-2. Tanto non porta niente dal mazzo, non ha demoni. Se ti esce una Blizzard, ti giuro che potrei impazzire, però. Smettila subito, concedi. Piantala. We have many secrets. That ain't a problem. Ok, meno male. Nonostante i 27 miliardi di segreti che mi sono presi in faccia. Paladin! Agro Paladin! None can escape my fury. Come mano non mi pare per niente male, anzi. Abbiamo il nostro Firefly, abbiamo il nostro SS7 con il coin. Non c'è Kaleset, ma onestamente qua non mi interessa. Stanno live! Ok, un Murloc Paladin. Un altro Corridor Creeper. Quello ci piace. Rock Pool Hunter. Because... Freaking... Come on! Cominciamo a pulire. Quel mazzo là, se gli lasci troppa roba giù, è la fine. Per giunta ne abbiamo doppio corridor creeper che ci aiuterà un pochettino con la board. Con la speranza che ovviamente non abbia anche lui il corridor creeper in mano. The light dims. Ma lui, fight! Reporting for duty. Diamine. Oh baby! Oh baby! That's a Valanir! Ci potrebbe aiutare parecchio una Valanir così, proprio dal nulla, eh. Boom boom! Giunta se questo tra da qua o qua, questi qua diventano 0 mana, 0 mana 5-5, turno 4. Ovviamente sono delle buone carte. Sì, sì, lei cali pure il suo... coso qua, noi... facciamo il big turn.
Noi facciamo che questo qua ce lo teniamo in mano però adesso, in caso pescassi qualcosa da far combo. La mia paura qua ovviamente è King. King sarebbe un gran problema perché potrebbe tradare tranquillamente su uno di questi. Vabbè, pesca solo due. Come l'ha calato proprio istantaneamente, proprio senza pensiero. That was a bad move. Truth. Attenzione, concede prima della nostra Valanir. Peccato. La volevo usare così just for fun. Paladin again. Con un nome cirillico. Non odiatemi se ho sbagliato. Allora, considerando che probabilmente sarà un agro paladin, teniamo queste qua, perché backstab è... corridor creeper buono, te adesso sei un po' mezzo inutile, per ora, però magari dopo diventi più... se ci arrivo dopo. Se non mi pialla prima di arrivare a dopo, perché se parla di un agro parte bene, ci racconti ben poco. Io ovviamente spero di pescare un SI7 di Agent o... un altro backstab. O Kaleset, Kaleset aiuta sempre ovviamente. Haha, turno 1. I'm in charge now. Ok. In realtà ho dovuto fare anche coin, calare un altro di questo per avere 2-1-2 sul terreno, ma non è che mi piacesse tantissimo come mossa, perché avendo carte combo, come potete ben capire, buttarsi subito le carte che ti aiutano a far combo non è il massimo. The Light Damn. Oddio. Reporting for duty. Hey boys, that's a problem. Io vorrei qualcosa dei minion piccoli, possibilmente. Justice is mine. Allora, in caso avesse l'arma che gli dà più uno d'attacco, sarebbero 6 danni. Facciamo che usiamo il coin ore e buttiamo giù 1-2 per levarci delle carte dalla mano, perché in caso pesca avesse Divine Favor in mano, così pescherebbe 3 al prossimo turno. Speriamo che non abbia il Divine Favor, anche perché buttare backstab ora mi pare troppo stupido. C'è l'arma, ok. L'arma che va sull'1-2. Ok, noi abbiamo il nostro 3 mana 5-5. Diventerà un 2 mana breve e noi abbiamo pescato Leroy Jenkins, che attualmente non serve a un ceppo di niente. Vediamo se sto ragazzo è così folle da far full trade qua. Spero di sì, onestamente. Divine Favor! Oh cavolo. Ma quanta roba, quanta roba, quanta roba, quanta roba. Oh! Ok, forse possiamo riuscire a stabilirci un minimo. L'unica cosa che mi fa dannatamente paura è Call to Arms. In caso avesse Call to Arms sarei nella bratta totale. Quello può ancora andare bene. Quindi il nostro prossimo turno è backstab qua. Cioè, Valspine qua. E riusciamo a pulire tutto, perfetto, ok. Ed è a top deck il ragazzo. Quindi questo qua. Questo qua. E questo qua. La mia paura più grossa qua adesso è Valanir, che mi fa un buco nel cervello, perché sono 8 danni. Speriamo che non lo abbia. Perché tradi il minion? Questo è il momento, signori, in cui noi caliamo roba sul terreno, no? Per avere il bomber attivo il turno dopo.
Justice is mine. Che poi altro che te. Bonmir, scusa, 3, 5, 7, 11, 12. Sono 18 danni questi. In caso non avesse un taunt, in caso per sbaglio in mano avesse il Chain Gang, questo picchia, va in mano, cioè, si buffano un casino. Io ho. Barzelletti, gli racconto. Tradda ancora. Dude. Speak your peace. Ok. In che modo possiamo. 2. 6. Aspettate, sono 3. Cioè, sono 5. 6. 8. Peccato, volevo chiuderlo di coso. Vabbè. Bonmir e GG. Ok. That's incredible, vero? No, non l'ho fatto. Amazing. Ok, direi che ci possiamo accontentare di queste partitine qua, perché comunque quello che c'era da vedere del mazzo comunque si è visto, il classico tempo rogue, c'è ben poco da dire ovviamente. C'è poco di diverso nel mazzo, perché bene o male dalla scorsa espansione, a parte qualche carta, è rimasto pressappoco invariato. Ovviamente addirittura, come vi dicevo, in molti non giocano neanche i Faldorai, l'ho voluto provare oggi così for fun per cambiare un minimo la lista, se no le liste sono tutte uguali identiche, a lunga diventa noiosa la cosa. Ovviamente se non avete le Faldorai non craftatele per giocare sto mazzo, giocate il mazzo classico che gioca o doppio Cobalt Scalebane o doppio Spellbreaker o giocate a doppio Tar Creeper. Non buttate via Dust in cose che non avete per testare cose che possono anche andare senza, cioè, capiamoci. La carta è lì giusto per puro divertimento, per testarla e così via. Se volete craftarvi qualcosa, come vi dico sempre, craftate il Corridor Creeper, che finché non lo nerfano, è una carta dannatamente forte. L'avete visto in queste partite che lo calavo per niente. Quindi, sì, unica carta che vi consiglio di craftare onestamente il Corridor Creeper. Il resto a discrezione vostra. Comunque, ragazzi, mi fermo qua. Vi ringrazio anche per avermi seguito pure oggi, come tutti i giorni. Mi sta dando veramente una mano assurda, stiamo crescendo piano piano. Siamo vicini ai 1000, ormai manca poco. Cioè, poco. Mentre registro questo video siamo 907. Quindi non è che siamo proprio a 1000, però ci stiamo avvicinando piano piano e mi fa parecchio piacere. Spero di arrivarci abbastanza in fretta, così farò come tutti, farò speciale 1000 iscritti, che in realtà non fa niente di che, però lo farò lo stesso per ringraziare, perché mi pare più che corretto. Quindi aspettatevelo già. Comunque ragazzi, adesso vi saluto, mi raccomando, ve lo dico sempre, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, spolliciate se vi è piaciuto il video il più che potete, già che ci siete condividetelo anche sui social con i vostri amici. E a proposito di social, fate un passo a vedere la mia pagina Facebook, c'è il link in descrizione, lasciate un like anche là se vi fa piacere ovviamente, io non vi obbligo, questo è chiaro. E nulla, ci vediamo domani per un altro video, a domani ragazzi, ciao ciao!